Marzo Donna ha riempito la città di incontri, conferenze, concerti e mostre dedicati ad economia e politica nella pratica delle donne, ma stamattina si è messo in movimento per andare là dove le donne non possono partecipare alle manifestazioni. Per noi è stato importante come comune, come assessorato al welfare in particolare, organizzare questa giornata teatrale, ma anche che ritrae emozioni, sentimenti veri in una realtà difficile come il carcere di Pozzuoli. Abbiamo voluto portare noi un evento nel carcere per raggiungere donne che altrimenti non avrebbero potuto partecipare e vivere anche momenti della città che in questo momento sono particolarmente importanti. Ma il bacio a mano è un rito assai complesso, non si può fare con le mani legate. Nel teatro del carcere femminile di Pozzuoli è stato rappresentato il baciamano di Manlio Santanelli, dove l'essere umano che mangia se stesso diventa metafora della Napoli che uccide la sua essenza umana, mentre il più alto desiderio della donna Lazzara si rivela quello di provare il piacere della gentilezza negata attraverso un semplice baciamano. C'è il più leggero, il più lieve dei tocchi, no? Diciamo uno sfioramento precisamente, invece poi questa donna è abituata invece ai gesti forti, ai gesti violenti. Questo pubblico delle strutture penitenziarie è esasperazione della sensibilità, gesto forte, il gesto violento, è un acme e poi naturalmente con tutte le conseguenze che ne derivano. Ecco. Quello di Pozzuoli, affidato alla direttrice Stella Scialpi, è il carcere più affollato d'Italia, con quasi 200 detenute su una capienza di 91 posti, ma vanta anche alcune realtà di eccellenza, come la struttura sanitaria che è un punto di riferimento anche di altre strutture penitenziarie, ed alcune particolari attività produttive, come la produzione di caffè nella torrefazione creata dalla cooperativa Lazzarelle, e numerosi corsi, fra cui la progettazione di gioielli, quello di cucina e per pizzaioli, che hanno anche avviato alcune detenute al lavoro esterno. I momenti difficili in un modo o nell'altro li hanno avuti tutti nella vita, quindi io credo che dopo uscirete più donne di prima, io di questo ne sono convinto, e la cosa più bella forse è quando una persona che ha sbagliato dimostra agli altri che non bisogna sbagliare, quindi voi potete essere testimoni di giustizia, che è un termine più bello di legalità, perché la legalità è un concetto molto legato anche all'ingiustizia della nostra società, quindi oggi vi auguro insomma di poter passare più emozioni di quelle che avete vissuto finora nella vostra vita. Grazie. E di tornare presto in libertà. Grazie.